una gara in cui entrambe le squadre hanno provato a vincerla, alla fine siete riusciti voi, nono risultato utile consecutivo, simbolo della cavalcata che avete fatto. Sì, hai fatto un'analisi perfetta, diciamo è stata una cavalcata che all'inizio ci ha visto lasciare qualche punto per strada, un po' per troppa frenesia, un po' per poca esperienza, poi ragazzi diciamo che dopo le ultime tre partite del girone andata, sfruttando anche la sosta delle vacanze di Natale, hanno capito che potevano tirar fuori comunque sia gli attributi, perché erano quelli che un po' ci erano mancati, quindi quella malizia in più che trovavamo su tutti i campi, e le loro idee e le nostre idee collimavano, la voglia di emergere, di metterci in evidenza come individualità per creare un collettivo forte, ha fatto sì che poi i ragazzi prendessero questo rullino di marcia incredibile, però non inaspettato, perché dietro c'è tanto lavoro, tanto sudore, non c'è niente al caso, ci sono principi e idee forti, c'è tanta mentalità e abnegazione, e oggi da squadra vera in un campo ostico e difficile, anche se la classifica diceva che era una partita di fine stagione dove le squadre erano in vacanza, io ho visto una partita maschia, vera, bella, a tratti scoppiettante, e ci portiamo a casa questo risultato che ci onora di tutto il sacrificio che abbiamo fatto. Ecco, possono essere quest'ultima partita che rimane anche un po' una partita per progettare il futuro, magari il prossimo campionato? Ma guarda, di futuro io non sono abituato a parlare, perché penso che quando uno subentra e poi dopo comincia a lavorare deve un attimo permettere alla società di mentalizzare e focalizzarsi bene su quello che hanno raggiunto, sia come promozione in Serie D sia come primo anno, poi sarà la società che è lungimirante a programmare il tutto. Io con i ragazzi mi godo giorno per giorno, e adesso diamo riposo, ci rivedremo giovedì, facciamo una bella vacanza, ci godiamo anche il primo maggio, che non a caso è la festa dei lavoratori, e noi abbiamo lavorato veramente tanto per raggiungere questo obiettivo che all'inizio sembrava isperato e poi piano piano strada facendo sembrava quasi una cosa scontata e dovuta, ma non lo è, ve lo dico col cuore in mano e con la massima umiltà, c'è stato veramente tanto duro lavoro.